Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Norvegia e Scozia. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Ed è arrivato il momento degli inni nazionali. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Ecco le formazioni delle due squadre. Partiti. Da lì può segnare. C'è la palla lunga in avanti. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. È riuscito a passare. La butta in mezzo. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Effettua un cross dalla tre quarti. Sulla destra. Prova la giocata nello spazio. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Se ne va e prova il cross a tagliare. Contropiede troppo lento. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Occhio alla conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo.
la mette sulla sinistra. Grande movimento nello spazio. Si riparte dalle braccia del portiere. Brown riconquista la palla. Brown la mette in mezzo da lontano. E il portiere la fa sua. Occasione da rete. Prova a saltare il centrocampo. Prova la giocata di misura. Cerca lo spunto. Bell'intervento difensivo. Prova a verticalizzare. Ancora 0-0, anche se l'impegno non manca da parte di tutte e due le squadre. Ancora 0-0 il risultato e anche le occasioni da gol sono state in equilibrio. Palla in avanti verso il compagno. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Decidono di giocarla all'indietro. Brown con il fallo. Brutto l'intervento, adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Beh, c'era da aspettarselo. L'arbitro l'aveva già avvertito. Intervento al limite. Non mi è sembrato regolare. Lungo passaggio in avanti. Fallo, nessun dubbio. Gioca una palla lunga. Bella rete di passaggi. Passaggio in avanti. Prova un traversone dalla tre quarti. Scodella il cross. Messo fuori dalla difesa. Ecco che fa il tiro. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Passaggio sulla destra. Bella apertura. C'è il tiro e c'è il gol della Scozia. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene.
1-0 dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. E passa. Tenta il colpo di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Si ricomincia dal portiere. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Tenta la conclusione. Va al tiro. E hanno sfiorato il gol. Calcio d'angolo battuto corto. Si libera la grande. C'è la palla lunga in avanti. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. E passa. Se ne va. C'è spazio per calciare. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Attenzione al tiro. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Prova a verticalizzare. Brown. Lungo passaggio in avanti. Occhio al traversone. Lunga, 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 troppo lunga. C'è la palla lunga in avanti. La difesa riesce ad allontanare. Cross verso il centro dell'area. E il portiere blocca. Sulla destra. Vuole la profondità. Occasione. Vuole tirare. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Bella serie di passaggi. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Prova a fare tutto da solo. Provano a ripartire da dietro. C'è la palla lunga in avanti.
e l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 al termine di questa prima frazione, vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. La Scozia è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Prova a giocarla dentro dalla distanza e passa. Qui deve tirare, va rapido sulla respinta. Palla dentro, c'è il gol! Ora doppio vantaggio per loro. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. 2-0 dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Brown. Ottimo il fraseggio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ecco che la rimette in area. Può provare. E hanno segnato ancora. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Era al posto giusto, al momento giusto. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. 3-0 dunque. Si avvicina alla porta. Non trova spazio. Oh, c'è fallo. Bella azione sulla corsia di sinistra. Continua ad avanzare verso l'area. Si libera la grande. Vediamo se crossa. Ci prova. E ancora. E c'è la rete. E sembrano davvero non volersi fermare. Era smarcato. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Ottima progressione, palla al piede. Ha spazio sulla fascia. Fallo, calcio di punizione. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. Prova a verticalizzare. Prova a metterla subito in area. Non può sbagliare. Tocco prudente al portiere. Brown. Passaggio sulla destra. Interessante azione sulla fascia destra. Arriva nella tre quarti avversaria. La gioca in area. Ed è autogol. Gol così è comunque regalato. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. E trova il compagno e passa. Prova il cross in aria. Il tuffo. Ottiene un buon calcio di punizione. Il portiere la calcia lontano.
contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, richiamo per adesso è solamente verbale. È già stato ammonito, ma continua a giocare nello stesso modo. Non mi sembra la cosa più furba da fare. È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse meritava delle attenzioni particolari. Ancora dentro! Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova a tirare. Ottima parata del portiere. E il difensore respinge. La Norvegia ha deciso di aumentare la densità in mezzo all'area. Sì, proprio così. Credo vogliano limitare i danni sui cross e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Lungo passaggio in avanti. Brown si propone in mezzo. Prova il traversone. Prova un traversone dalla tre quarti. Appoggia il pallone largo con eleganza. Occhio alla conclusione! Ce l'hanno fatta! Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Il portiere è sicuro. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Cerca spazio. Colpisce verso la porta. Palla che non trova lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Dalla distanza! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tocco preciso. Colpisce. Ha sparato alto. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Ha la possibilità di andare verso la porta. E adesso può andarsi a prendere l'applauso del suo pubblico. Ha segnato un gran gol. Una giocata perfetta. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. E loro è un dominio assoluto. Riceve il passaggio. Se ne va. Ottimo disimpegno, fondamentale.
Occhio, può andare. Cerca di lanciare il compagno. Colpo di testa. Prosegue nella sua corsa. Prova il cross. Prova a colpire al volo. Forse ha angolato troppo il tiro. Guadagna metri. Occhio al tiro. E il portiere dice di no. Il portiere dice di no. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. La mette in avanti. Cerca il passaggio profondo. La butta in mezzo. Prova il traversone. Ci mette il piede e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale senza successo però. La mette sulla sinistra. Sulla fascia, è libero. E passa. Ecco il tiro. Prova ancora. Hanno trovato il gol. Sì Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Sostituzione comprensibile, sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Può andare, attenti al tiro. Darren Fletcher. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Sulla destra. Continua ad andare, palla al piede. La butta dentro, al volo. Non è riuscito a mantenere il pallone basso. E poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Decidono di giocarla all'indietro. C'è spazio, occhio! Opportunità di ripartire. Occasione da rete. Supera la linea, gol! Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ancora 4 minuti per le speranze di tutti. C'è il retropassaggio. Ottimo dribbling. Conclusione. Bella parata. Passaggio in avanti.
c'è la palla lunga in avanti, cross verso il centro, colpisce di testa e il pallone finisce in rete. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Finisce così, non c'è più tempo. Hanno dominato la partita in tutti e 90 i minuti, trovando spesso i gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. È sempre un piacere assistere ad una partita come quella che ci hanno regalato oggi queste due squadre.